Abbiamo parlato oggi in occasione della presentazione di Annalisa Chirico del suo libro Condannati Preventivi, di carcerazione preventiva e di sovraffollamento delle carceri. Lei è stato candidato sia come il suo nome è stato proposto sia alla candidatura del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio per il governo delle intese. Questi due temi sarebbero stati sul suo tavolo come priorità. Quale sarebbe stato il provvedimento che avrebbe proposto per primo? Di questi temi fortunatamente mi sono occupato da professore fin da quando ero un giovane assistente, quindi me ne occupo a prescindere da qualunque carica pubblica. Io ho sempre scritto fin dagli anni 60 che la carcerazione preventiva non può essere una anticipazione della pena, che deve essere ritenuta, come dice il codice, l'estrema ratio quando soluzioni meno restrittive non funzionano e che non può mai essere automatica. Questo è un punto chiave. Oggi siamo tornati purtroppo a dove eravamo quando io ero giovane, e cioè che vi sono dei casi di carcerazione preventiva obbligatoria. A mio avviso questo contrasta con la Costituzione. In più, i troppi casi nei quali la si usa non come estrema ratio, ma come normale trattamento di qualunque imputato, concorre enormemente al sovraffollamento delle carceri. Sappiamo che il 40% di coloro che sono ospitati nelle carceri sono in carcerazione preventiva, quindi basterebbe un uso meno automatico, anche se l'automatismo è spesso di fatto e non di diritto, di questa carcerazione, per sgombrare non poco le carceri. Lei ha parlato della necessità di una frattura del ghiaccio e il rompighiaccio dovrebbe avvenire per via giudiziaria e successivamente per via legislativa. Perché questa sequenza? Non è che dovrebbe, io sto constatando che in Parlamento non si passa su questi temi, che ogni tanto c'è qualcuno che provoca un pianto generale sul sovraffollamento delle carceri, tutti ci versano una lacrima e nessuno fa assolutamente niente. Siccome le cose stanno così, chi è che può rompere il ghiaccio? Ecco, il ghiaccio ha cominciato a romperlo la Corte dei diritti umani di Strasburgo, che ha definito tortura la condizione del detenuto nelle carceri italiane, dove non ha né lo spazio né i servizi essenziali ai quali qualunque essere umano ha diritto ovunque si trovi a vivere. E ora è stata portata davanti alla nostra Corte Costituzionale la questione chiamata in altri paesi della lista d'attesa. Se tu non hai uno spazio sufficiente per il tuo candidato detenuto perché possa essere ospitato nel carcere, aspetti a mettercelo fino a quando lo spazio non c'è. Si sta portando davanti alla Corte Costituzionale la legge italiana che non prevede questa possibilità. In quanto la Corte accolga eventualmente questa questione, il ghiaccio è rotto e su questa frattura il Parlamento sarà costretto a entrare. Un'ultima domanda sulla politica interna. Per quanto riguarda il centrosinistra, lei ha detto ieri, a Che Tempo Che Fa, alla trasmissione, che l'Italia ha bisogno del PD e il PD deve sopravvivere. Ma perché il centrosinistra è esploso e soprattutto in che senso? Perché siamo giunti a parlare della sopravvivenza di un partito? Ecco, questo riguarda un'altra discussione che oggi non abbiamo fatto e la lasciamo lì. Grazie, arrivederci. Lei, da giurista e costituzionalista, pensa che sia stato anticostituzionale aver approvato nel 99 l'anoticismo delle banche? Ma insomma, questa è una questione complicata. Può essere... È un sistema non accettabile quello di calcolo degli interessi a cui lei si riferiva. Sì. La norma costituzionale che lo esclude non so esattamente quale possa essere, ma non è così importante che lo escluda la Costituzione, è importante che non si debba fare.